Diamo insieme un'occhiata alle diverse voci che compongono questa complicata fattura. La tariffa si articola in una quota fissa proporzionata alla potenza installata e nel prezzo unitario per kilowattora che aumenta con il crescere dei consumi. Facciamo alcuni esempi. Per un consumo di 2640 kilowattora l'anno, l'aumento è contenuto nell'1,29%. Il costo per kilowattora passa infatti da 196,72 a 199,26 lire, mentre la spesa complessiva sale da 519,340 lire a 526,050 lire. Oltre questo limite, il rincaro è più consistente. Per 3.000 kWh all'anno l'incremento è del 16,29%. Il prezzo unitario aumenta in questo caso da 210,52 a 244,82 lire con un aggravio complessivo di 102,880 lire in un anno. Per chi brucia 3.500 kWh, il rincaro si spinge al 30,03% ed il prezzo balza da 224,98 lire a 292,54 lire. Nella bolletta rientra anche il sovrapprezzo termico, che aumenta con il crescere dei consumi. Fino a 150 kWh mensili è di 33,90 lire kWh, mentre quelli successivi sale invece a 89,90 lire. Ma non è finita, dal momento che devono essere calcolate le diverse componenti fiscali, vale a dire l'imposta erariale, l'addizionale per gli enti locali ed un'altra addizionale erariale che tuttavia risparmiano le utenze prima casa fino ad un tetto di 150 kWh mensili. L'IVA al 9% chiude il capitolo delle imposte. Insomma, anche nel caso della bolletta elettrica, un ginepraio di tariffe e di imposte di difficile interpretazione. Per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Risponderemo alle vostre domande.